Sì, buonasera Fabio, buonasera ai nostri telespettatori. Oggi pomeriggio, anzi questa sera ormai, vi abbiamo portato al Palabecci di Pescara, al porto turistico, dove si stanno svolgendo le vaccinazioni che riguardano i docenti e il personale dell'università, ma anche delle forze dell'ordine. Oggi sono stati già effettuati circa 300 vaccini, ma le operazioni vanno avanti. Intanto però io vi leggo l'esito del bollettino sanitario di oggi, diramato dalla Regione Abruzzo. In Abruzzo oggi sono stati 355 nuovi positivi, l'età è compresa fra i 4 mesi e i 92 anni. Di queste persone, 55 sono residenti nella provincia dell'Aquila, 160 in quella di Chieti, 84 in quella di Pescara e 51 in quella di Teramo. Poi ci sono 5 persone residenti fuori regione oppure con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti circa 9.000 tamponi fra molecolari e antigenici, per la precisione 5.000 e 80 tamponi molecolari e 3.630 test antigenici, e appunto hanno dato come esito il numero di positivi che vi ho detto, cioè 355. Ci sono anche 9 decessi e 354 guariti. Attualmente sono positive in Abruzzo 12.723 persone, meno 8 rispetto a ieri. 611 sono le persone ricoverate in area medica, meno 4 rispetto a ieri. 77 le persone ricoverate in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri. E poi infine ci sono 12.035 persone in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte della ASL, e questo è un numero che ha meno 8 unità in meno rispetto a ieri. Dunque tasso di positività, percentuale di positivi sul numero di tamponi fatti che oggi si attesta intorno al 4,10%, il che vuol dire, rispetto al trend degli ultimi giorni, leggermente in discesa, e può essere un segnale di speranza. E qui dal Palabecci, dove sono ancora in corso le vaccinazioni, Fabio, è tutto, ti lascio la linea e a te e al telegiornale. Con Diego Martelli ti saluto.